Io vi invito ad fare una passeggiata nel Vercellese, nelle Pavese, ad vedere le industrie del riso che sono quelle che comprano il gruppo. Ebbene, queste industrie negli ultimi 10 anni hanno investito decine di milioni di euro scommettendo sull'agricoltura naturale, non scommettendo sul riso della Guyana o sul riso della Cambogia. Poi per ragioni diverse siamo stati costretti a dirottare parte di acquisto. Quindi in questa serata, che deve essere una serata di un confronto responsabile, ripeto, non emotivo e senza troppa propaganda, vorrei farvi riflettere sulle cose che vi ho detto come premessa. Voglio entrare nel merito delle domande che i vostri leader ci hanno fatto e che io ho letto con molta attenzione quando mi avete invitato a questo incontro. Mi chiedete anche a me, quali proposte risolutive a breve termine entro il prossimo raccolto intendete attuare? Quindi mi chiedete delle soluzioni, siccome non amo la propaganda, anche qui cerco di essere diretto. Ebbene signori, è evidente a tutti che l'hanno compromesso. Dicendovi, facendo questa affermazione, è evidente che devo entrare nel merito, perché l'anno è stato compromesso creando dei danni notevoli a chi produce. E quindi entro con piacere nel esternarvi le cause che io reputo essere state determinanti e che hanno causato il tracollo inimmaginabile del prezzo. Ebbene, le cause sono di due tipi. Primo, cause strutturali e poi delle cause contingenti. Le cause strutturali. Ebbene, nei momenti di difficoltà, le aree di debolezza del settore vengono esaltate negativamente e qui stanno le cause strutturali che io vi elenco, anche lì perché facciate una riflessione, mi auguro, in positivo. E sono le cause, innanzitutto, un'assenza quasi totale di pianificazione delle sedi. Ma si può continuare così, signori? Secondo, se a piacere dibattere, dibattiamo. È un piacere. Dopo dibattiamo. Dopo, grazie. Non è vero. Secondo, la eccessiva frammentazione dell'offerta. Signori, siamo nel 2017, abbiamo in Italia un'offerta da parte di 4.500 agricoltori che transita per 100 intermediari che sono rispettabili, 7-8 associazioni, non ricordo quanti sono. Quindi, riflettete sulle cause strutturali che hanno portato e hanno esasperato la causa contingente che tutti voi avete vissuto e state vivendo anche adesso e che è stata la proibizione nell'ottobre scorso da parte del Consiglio dei Commissari dell'utilizzo del principio attivo del ciclatone. Tutto questo, ottobre 2016, è stato vissuto, ahimè, da molti di voi con estrema superficialità, auspicando, come spesso accade in questo Paese, che qualcuno facesse il miracolo. Ho sentito delle voci in quel periodo. La DAO, questa potente multinazionale, farà cambiare le carte. Il Ministero della Salute Nazionale rimanderà il tutto. Avete vissuto per 4 mesi in un'attesa inutile, magari anche mal considerata. Nel febbraio scorso, al momento in cui lo Standing Comitato ha deciso per il raccolto 2017 l'abbattimento dei limiti al 0,01, vi siete risvegliati tutti insieme. A sto punto, concentrando l'offerta in un modo esasperato,
passato e da Riccardo, ahimè, purtroppo, il tracollo dei prezzi. Allora, siccome sono stato chiamato a fare un'analisi di breve periodo, aspettate, lasciatemi dire. Io spero che lei abbia ascoltato bene quello che ho detto e conseguentemente, se può il piacere di un dibattito e non di negoziare in prima. Ok, allora, ho fatto un'analisi perché io credo che si sta drammatizzando la crisi del reddito. Allora, se queste sono le carte e la causa contingente sarà la causa scatenante, io mi auspico che sulle cause strutturali chi ha ruolo, e anche la mia associazione ha ruolo, si cerchi di porre rimedio, mi auguro con delle parole di me. Quindi io penso di aver dato, per quanto mi riguarda, fatto un'analisi responsabile. Non potevo raccontarvi come siamo a fare in questo periodo di parte e quindi vi ho detto le cose come stanno, andate con progresso. Mi auguro che ci sia la possibilità di parlare del futuro e non ho voluto mescolare perché altrimenti diciamo il dibattito diventava poco interessante. Grazie.